E quindi io godo a sentire questa voce che mi avvolge come una sciarpa di cashmere. E io sto lì, no. Hai nominato un... che ho detto? È un podcast nostro nemico che si chiama... proprio come la parola che non posso dire. Buonasera a tutte, buonasera a tutti, benvenuti alla nuova puntata di Tintoria Live. Applauso. E vai. Alla mia destra, alla co-conduzione e nel ruolo di ragazzo immagine di cui abbiamo tanto bisogno, Stefano Rapone. Ciao. Ciao. Grazie. È iniziato grazie, sto ragazzi. Trend del doppio applauso che non mi piace. Perché sono una, è per la puntata e una è per me. E una è per te. Quindi vabbè, ci sta. E siamo sempre live a snodo. Mi rendo conto che lo dico solo alla fine sull'applauso finale magari, però siamo a snodo, via del Mandrione. Ogni tanto mi scrivono dove lo fate. Ci troviamo per l'appunto a snodo, via del Mandrione, House of Comedy. Puntata dedicata al Santo Natale, Santo Natale e anche al Santo Anno Nuovo. Anche al Santissimo Anno Nuovo. Da cosa è rappresentato questo Natale e questo Anno Nuovo? Da frutta e pigne finti. Sì. Cosa rappresenta meglio il Natale? E anche da dei finti batuffoli di cocaina che rappresentano le festività. Certo. Le festività. Per alcuni mi ricordano mia nonna. No, vabbè. È fondamentale a Natale. Come stai? Abbastanza bene, dai. Abbastanza bene. Sì, sì, tu stai bene. Io sto abbastanza bene, grazie. Io forse rimbombo un po', o è una sensazione mia? Cioè, magari voi non ci fate caso, però. Sì, non so se. Vabbè, vediamo come va avanti la puntata. Va bene, però va bene. Non senti un po' di... No, no, ma quello... So io, è la mia voce. È la tua voce solita, secondo me. Perché c'è un po' di raffreddore, quindi faccio un po' di riverbero. E allora, come stai? Già te l'ho chiesto, però sì, ho fatto questa cosa. Abbastanza bene. Tu? Abbastanza bene. Forse rimbombo un po'. Certo. E avanti così. Sì, sì. Finché non uccidete quello giusto di voi, si ripete all'infinito questo loop. Inizia il giorno della marmotta. Tun, tun. Quella non è la musica del giorno della marmotta. No, non è il giorno della marmotta. Quella. Era. Che sarà? Beverly's Cop. È Mission Impossible. Ah, no. E com'era Beverly's Cop? Mo' ho cantato quella. Nessuna sa. No. Sì. Sì, è quella? Sì, no, sì. Quella. Sì. Boh. Non lo sappiamo. Beverly Hills Cop. Mi ricordo che c'era la suoneria sul cellulare, allora, su Nokia. No, il finale me lo so perso, però era quello. Salutiamo Eddie Murphy, che tra l'altro viene a Tintoria, non mi ricordo se luglio 2024. Sì, sì, sì. Perché mo sta a girare le cose. E sta a fare Breaking Italy, poi viene da noi. E senti, te la sei vista la partita? Sì, mi sono visto il secondo tempo. Diciamo che questo registriamo a sorpresa di domenica, c'è appena stata la finale dei mondiali. Perché ho letto un tweet di Adinolfi. Salutiamo. Sì. Salutiamo Adinolfi, lui viene alla puntata 162 e 163. Perché abbiamo tanto di cui parlare. Ok. Non facciamo... No, non era Adinolfi shaming. Ok. Per carità di Dio. Ti ha fatto questo post in cui diceva che secondo lui il motivo per cui perdeva la Francia, anzi in particolare Mbappé, è perché ha la fidanzata transgender. Diceva questa correlazione. Quindi sono andato a vedere la partita e appena sono andato ha fatto due gol. Quindi... Ancora una volta, Adinolfi strikes again. Lui è veramente infallibile. E poi aveva cancellato il tweet subito dopo. Però io ho fatto lo screenshot e l'ho ripostato. Se volete questo tweet di Rapone, scrivetegli numerosi. Sì, sì, sì. E pensa che poi, tra l'altro, finita la partita c'è stata questa mini polemica, perché tu sai cos'è la Bobo TV? La Bobo TV, quella di Vieri. Bravissimo, cioè questa cosa che fanno su Twitch Vieri, Ventola, Cassano e Adani,
in cui parlano di calcio, e adesso Poltrone Sofà ha pagato delle pubblicità al mondiale, per cui loro fanno delle cose sponsorizzate Poltrone Sofà, e hanno fatto una di queste cose subito dopo la finale del mondiale, però che evidentemente era stato registrato prima della finale, perché non hanno mai parlato della partita, hanno solo detto l'Argentina ha vinto, quindi ne avevano registrato l'Argentina ha vinto, che comodo questo sofà, sì, più o meno sì, stata... Perché l'Argentina ha vinto, come avevamo scritto su questo cuscino, è tutta una pagliacciata, okay. Però là ti paga Poltrone Sofà, e si è creata questa polemica perché dicono ah, questi manco le registrazioni dal vivo fanno e sono sulla Rai coi soldi nostri, però non sono soldi nostri perché sono i soldi di Poltrone Sofà, che avrà pagato bei gettoni d'oro per avere la Bobo TV che fa le cose registrate, okay. E questa è la polemica del giorno in Italia, solo che è una polemica impossibile da conoscere se non te la sei vista sulla Rai, e quindi un pensiero ai nostri amici e amiche all'estero che non si sono potuti vedere la partita sulla Rai, certo. E l'unica soluzione sarebbe stata vedersela grazie a NordVPN. Ah, ok. Sta quasi per chiedere come farlo, però l'hai detto tu, quindi... se siete all'estero e volete papparvi la Bobo TV a distanza, cioè a distanza di giorni, che fanno la cosa registrata, nordvpn.com/tintoria, così la Rai sono soldi nostri, questi sono proprio soldi vostri, perché diciamo non regaliamo, sì, un cazzo, però c'è un pratico coupon per cui avete uno sconto per avere NordVPN, nordvpn.com/tintoria, c'è dello sconto e vi andate a vedere la Bobo TV. Comunque un saluto a tutti i personaggi della Bobo TV, che li considero personaggi amici. E anche ai loro sofà a questo punto, che sono di... Beh, sì, certo, anche a Poltrone Sofà. Beato chi sofà, se posso citare un antico... Che a noi non ci pagano, però. No, noi non ci pagano. Quindi beato chi sofà, ma beato anche chi non sofà, perché finché non ci danno i soldi. E quindi comunque nordvpn.com/tintoria. E questa eppure, l'abbiamo fatta. Eppure stasera... Oh. Cioè, possiamo, la prossima volta con questi soldi ne compriamo due di questi. Di questi soldi bellissimi, che tra l'altro, esatto, questa l'ha comprata Ottavio, e io gli ho detto poi ti ridò i soldi, e poi Ottavio se n'è andato prima che arrivassi, quindi anche questo Natale. Ok, ok. Va bene. Senti, qual è il motivo per cui siamo arrivati a questo numero? Oh, ma posso dire? Io ti dico 145. 145. Sì, sì, sì. La puntata numero 145 di Tintoria, perché ci siamo arrivati? Grazie alla frutta vera? Certo che no, grazie, vuol dire alla cocaina. Grazie neanche alla cocaina? Forse neanche alcune puntate, però... Quando stavi da solo, diciamo. Prima, sì, sì. È senz'altro grazie ai nostri ospiti. E quindi, senza ulteriori indugi, io vi chiedo un grande applauso per l'ospite della puntata numero 145 di Tintoria. Signore e signori, solo per voi, Riccardo Rossi. Bella accoglienza. Hai visto i tuoi fans? I miei fans, incredibili. Mi dicevi chi ci viene qua? Chi e invece viene, hai visto qualcuno? Sì, diciamo questa cosa, tu mi hai chiamato sul 2-2 della Francia dicendo lasciamo perdere. Sì, sì, ma lasciamo perdere. Chi viene? Ma chi ci viene? Chi ci viene? Vorranno vedere tutti i commenti dopo, le cose. Infatti. Poi invece i commenti dire uno è meglio veramente che li lasci perdere, perché sì, ma com'erano vestiti? Ma c'era quello, come si chiama? Ecco, già ecco arrivato. Qua. Vedi? Lì che c'era Marchisio con qua la giacca, ma che ce va a metterti una camicia bianca sotto, era una cosa assurda. Vabbè, ma sai, lei sa in Qatar, ti senti un po' esotico. Sì, vabbè, stupidaccine, vabbè. Bevo già subito un goccio acqua, intanto intrattenetemi. Vai. Allora, che vai dire di questa? Allora, ho apprezzato molto la chiamata doppia, diciamolo. Una al 90esimo mi ha detto ma sei sicuro? E poi al 120esimo fai ma lo facciamo? Questo mi ha anche fatto sospettare, mi sa che a Riccardo non gli va. No. Ti dico la verità. Ti dico solo una cosa, però, che sono arrivato prima di loro. Dico, allora c'avevo ragione a chiamare.
sono arrivati, no? Quindi eravamo no, fuori, stavamo fuori, già fuori a sì. Vabbè, ti è piaciuta sta finale? Beh, sì, mi è solito... piaciuta molto. Io non è che di calcio capisco molto, però mi è piaciuto molto. Effettivamente, poi faccio i miei commenti di colore, capito? Anche i commenti sugli atteggiamenti di come questi prendevano i premi che mi hanno fatto proprio. Ma avete visto il portiere che ha fatto? Sì. Ma te puoi mettere un premio sopra il coso così? Ah, oh, ma sei lo stadio in tutto il mondo, è una cosa assurda. È vero, però è vero. È proprio quella stupidità che ti permette di parare i rigori, cioè che stai là e pensi se, sì, se pensi solo a pare il rigore, prendo il premio, lo metto sul però, cazzo, cioè, sì, esatto. Poi io però penso sempre perché papà ha fatto così e poi mamma un giorno te lo spiega, cioè, sì, sì, è sì, una sì. cosa assurda, brutta, mentre invece Mbappé, secondo me, a parte che ha rosicato ovviamente, perché ci mancherebbe, però un minimo di decoro. Arriva Macron, anche un po' pesantino Macron, l'hai visto pure sul campo, no perché tu sei forte, sì, cioè gli rodeva solo e basta, però quando vai sopra a prendere il premio, un sorriso devi fare, sorriso. E devi salutare perché sei un cafone, sei invece, un cafone. Ha fatto il sorriso solo all'Emiro che gli dà 50 milioni l'anno di stipendio. Esatto, sì. Lì, dottore... poi ci vediamo, capito, subito cambia atteggiamento. Sì, sì, sì. Vabbè. Vabbè, però bello, ti fa bello. Simpatizzare Argentina. Sì, io mi favorevo ovviamente Argentina, sì, come tutto il mondo, direi. Come quasi tutto il mondo. Come tutto il mondo, anche in Francia arrivava in Argentina, non se lo sono detti, ma erano contenti. Senti, provocazione. La squadra del Santo Padre. Sì, tra l'altro. Che dice quello. Che non ha visto la partita, sì. Poi capito, poi è domenica, tanto dopo 11:30 è finito. Di lavorare. Oggi ho chiuso presto, giusto? Che fai, non c'è la partita, a che ora è? 4? Vabbè, Io l'ho conosciuto lui, stupendo. Ah, È come... Il 12 dicembre l'hanno portato a un'udienza. E ovviamente c'erano tutte le guardie svizzere, ma soprattutto questi maggiordomi col frac. Di mercoledì noi stavamo in un recinto che sembra i recinti quelli col legno, le sbarre così, quelli proprio vecchi degli anni 60. Stavamo lì dentro, a un certo punto, allora adesso arriva la sua santità, mi raccomando, facevano no selfie, dico certo, ci mancherebbe, subito metto questo, macchina fotografica subito pronta, cioè così, no quella che non ce la fai, quando vedi, ecco, non riesce a fare così volendo adesso, sì, ma insomma, quindi mi preparo la macchina fotografica, arriva e tu vedi queste vecchie davanti a me, una gli regala un centrino fatto col disegno suo appunto a croce, lui, ma quanto è carino, ovvia, grazie, un'altra gli è dato, questa l'ho fatta per lei la torta, ma lei è proprio gentilissima, cioè che io poi ho scoperto, ma che ci fa qua roba, fa la riffa, è un genio. Sto papà è un genio, fa la riffa e tutto il ricavato lo dà alle limosiniere che poi lo va a dare a tutti quelli poveracci che stanno lì vicino al Vaticano. Insomma, a un certo punto arriva il ruolo mio, arriva il momento mio. Vedo, e ovviamente per queste cose qua devi intercettare lo sguardo, no? E gli ho fatto, santità! Lui, capito così, ma guardate, dice, le sue guardie me l'hanno proibito, ma io glielo chiedo lo stesso, ci facciamo un autoscatto? Non gli ho detto selfie, non mi ha detto selfie, ho detto autoscatto, quindi me lo posso fare così. E lui ha detto, ma certo, qua comando io. Ah. È stupendo! Mi sono scattato questa foto, dai, puoi ripartire con l'applauso. C'è sta, vai. Un applauso al potere assoluto del Papa, perché di questo si tratta. Ma vai... Ha letto stamattina che ha detto era stupendo perché ha detto questa cosa. Oh, io di commissioni ho firmate, Voi dico se mi sento male che ci capisco. Ma chi l'ha date? Dunque, mi sembra che avevo date e già non se lo ricordava più. Ha detto comunque non vi preoccupate perché ovviamente il papato si governa con la testa, mica col ginocchio, ha detto spagnolo. Ma se non si dice ginocchio spagnolo, no. Rotella. Ma è una cosa stupenda sti nomi così, e quindi insomma ha fatto si governa con la testa, mica con la rotella, mica con la rotella, capito? Bellissimo. Vabbè, questo per e questo ha detto non ha visto, vuole dire una cosa da 20 minuti. No. Hai visto anche altri papi o solo questo hai incontrato? No, bravo, sì, Ratzinger. Allora Ratzinger, però Ratzinger, voi non ve lo ricordate perché l'8 dicembre dell'epoca di Ratzinger voi non eravate nati, ma insomma fatto sta che lui praticamente arriva con la macchina, è comodissimo perché dal Vaticano tu mi fai Piazza Risorgimento, no? Poi mi fai Via Crescenzio, Piazza Cavour, Ponte Cavour, Via Tomacelli, Via Condotti, Piazza di Spagna, gira a destra e sei arrivato a Mignanelli.
ed era stato appena eletto, e c'era questa cosa famosa che tutti i giornali avevano già scritto, no, lui c'ha le scarpe rosse di Prada, la stola sopra gliel'ha fatta Gammarelli, tutta bordata di pellicciotto bianco, freddo, il cappelletto eccetera, così, e insomma si sapeva che era un po' così equivoco il Santo Padre Papa Razzi, no? Fluido. Grande titolo del fluido. E tra l'altro con Monsignor Georg, di una bellezza, ma l'avete mai visto al vivo? Io una volta l'ho beccato lì a Borgo Santo Spirito, ha fatto, vedi questo? Poi l'ho visto, scusi, no? Cioè era bellissima, col clergy, stupendo. Insomma, comunque, se sapeva sta cosa qua, grande titolo del manifesto, ve lo ricordate? Appena è stato eletto Papa Ratzinger, chi se lo ricorda? No, bravissimo, vabbè, ha detto Colombati, mio amico Leonardo Colombati, pastore tedesco, bravissimo. Ah, non hai detto di... Ah, la... Vabbè, allora bravo a chi se l'è ricordato, a qua c'è niente. Insomma, passa questa cosa e io casualmente mi trovo su una transenna, non potevi attraversare via Tomacelli. Davanti a me c'è una signora molto credente, tutti, e viva il Papa, viva il Papa! Perché ti senti un po' dentro il Marchese del Grillo, no? Quindi... passa Papa Ratzinger che sta tipo un po' in piedi su questa Mercedes, era scappottata, non faceva freddo, cioè così, faceva un po' così così, questo passa molto lentamente, la signora fa evviva il Papa, io di dietro, signora ma l'ha visto gli orecchini? E lei cosa? No, questa fa ride poco, si capisce a casa. Però, vabbè, posso dire una cosa su quando passa il Papa? Io una volta in motorino sono vedi, rimasto, tutti abbiamo un Papa nella nostra vita, a certo. Porta Metronia, che cioè, avevano bloccato tutto, io dovevo andare verso Caracalla, però avevano bloccato perché doveva passare sto Papa, solo che i romani il giorno, se te gli blocchi il traffico non gliene frega niente, i primi due minuti dicono ah vabbè il Papa, vabbè. Poi dopo 10 minuti del traffico è fermo e stanno tutti a suonare, comincia a dire ma sto cazzo del Papa. E quindi il Papa passa e si becca le bestemmie dei romani che dicono mortacci tua, e lui sta solo a passare, tutti, oh Papa, ma perché? Ma quest'anno non sai che cosa è stata, proprio ha toppato la municipale. Oh, ma io devo andare di là! Questa era la cosa stupenda del romano. Io devo andare di là, non devo dire devo andare in ospedale, di là! Capito? Non te faranno passare mai. E beh, sti cazzi, la risposta è quell'altra. Vabbè, dai. Stefano vuole chiedere qualcosa da prima? No. No, eravamo sulla partita. La partita, il Papa. No, sull'Argentina, su Leo Messi, che adesso è ufficialmente più grande di Maradona. Più grande, dai. Siamo Gen Z. Comunque stanno lì sul pianeta. Siamo lì. Oggi ci stanno napoletani che possono smentire, quindi no, però dire, questo è anche interessante, napoletani che tifavano tutti per Messi e l'Argentina, giustamente loro tantissimo, gli amici a Napoli hanno detto qua stiamo a fare le tarantelle, e però adesso con questa cosa, la conversazione Messi maggiore Maradona, carta canta, e quindi se ci fosse un napoletano qua gli chiederemmo ma quindi adesso Messi ha superato Maradona, e lui direbbe no mai, figurati, no, mai, figurati. Santo sangue, però invece secondo io invece avrei una dritta da dare a Messi. Lui domani mattina quando si sveglia verso le 3 del pomeriggio, verso le 4 deve fare una conferenza stampa e deve dire ieri ho giocato la mia ultima partita. O farà? No, sai perché? Perché questi ultimi 6 mesi di contratto a Parigi sono 25 milioni. Ah, ho capito, vabbè, okay. Esclusi gli sponsor. Però se deve ritirare. No, lui va, lui ha fatto questo, dice io a Cannes, adesso gioca a folle l'ultimo finale del campionato. A marzo fa... mi dirà qua. Ma che sarà? Fine, la Champions League dice guarda, vi dico subito che non la gioco. Tanto c'è sta Mbappé, squadra con lui a Parigi. Dice, tanto c'è sta questo, ma l'avete visto? Ma questa, oh, non si sa come abbiamo vinto. Ma che hai fatto, Kylian? Mannaggia, era nero proprio il caso di dire Mbappé, proprio dai nervi. Che avete capito? Oh. Allora, dimmi Stefano. No, niente. No, perché ti vedo che mi guardi che prendi il fiato come quelli che devono... Stefano, e di che vuoi di? Di. Stefano c'ha sta cosa no, che non, niente, non segui il calcio. No, ma manco tu segui il calcio. No, nemmeno io. No. Io ma no, perché io ho avuto un problema grosso. Questo è vero, purtroppo. Allora io da piccolo c'avevo il soffio al cuore. E mia madre non mi ha fatto mai giocare a pallone, perché il cardiologo aveva detto "Guardi, l'unica cosa passerà con gli anni,
passerà con gli anni. L'unica cosa, non deve fare attività fisica, ma quello va a scuola, professore, come facciamo? Le firmo l'esonero. Non si vedeva così, no, firmo l'esonero. Quindi praticamente quando andavo a scuola, ma proprio dalle medie, io praticamente stavo ogni volta, Rossi, giochi con noi, vieni qua, vai, no, non posso, perché sono malato, ho l'esonero, facevo sto foglio di carta così. Mia madre ha esagerato e quindi non solo non mi ha fatto mai giocare a calcio, ma non mi ha fatto, non mi ha mai mandato in palestra, facevo la ginnastica correttiva, penso proprio un poveraccio, capito? E ovviamente non mi ha fatto mai giocare a calcio, non mi ha nemmeno mai mandato allo stadio. E questo però. E io ho detto, ah, ma scusa, ma lì mica devo giocare, devo dire la partita, non sa mai col tifo magari d'emozione, poi muori! Cioè, una cosa assurda, capito? E quindi lì vietato andare allo stadio. Esce il subbuteo, dico, ma però lì faccio col dire: no, ci stanno gli amici tuoi, di casa, è meglio lasciare perdere. Arriva la torta del compleanno, no, soffia mamma, ma perché? Mai, sai quante le spegnerà le candeline a macello? Quindi, questo cosa ha fatto? Che io non capissi niente di calcio. Fino al punto tale di non aver fatto nemmeno la raccolta dei figurini dei calciatori, che lì mi sarebbe stato pure permesso, perché ce l'ho, mi manca, finito. Ma io sentivo dei nomi che non potevo capire, Skoglund, Cucureddu, Chiaruggi, quei nomi dei calciatori degli anni 60-70, va bene? Quindi io nella mia carriera di ragazzino, le uniche due collezioni di figurine che ho potuto fare sono state Sandokan e Gesù di Nazareth. Ora voi capite che con queste premesse, compreso il soffio al cuore, chi oggi sia un eterosessuale è un miracolo, sono uno su un milione ce la fa, capito? È una cosa assurda. E oggi ho visto questa bellissima partita di football. Emozionandomi, ed eccomi qua vivo, hai capito? Però hai fatto, l'anno scorso hai partecipato alla trasmissione del Fantacalcio. Come no? Dove Stefano Rabone ha fatto le voci fuori campo. Ed è stata comunque una trasmissione assurda, perché io veramente ero pilotato dagli autori, perché io non sapevo proprio nessun nome. Ho dovuto fare una squadra che si intitolava 11 Rossi, il nome l'ha trovato un mio amico, e io ho questa rosa di 22 giocatori, e praticamente siccome mi ero fatto male al medio della mano destra, io andavo praticamente tutti tre volte a settimana a Villa Stuart a fare fisioterapia, e quindi praticamente con il mio fisioterapista mi faceva lui la squadra, dice: ho la squadra. E poi dice: però dovresti portare i contributi filmati. Io andavo da Mariani, il professor Mariani, quello che ha operato Totti, e io facevo l'intervista a Mariani, dice: ma lì, ma no, secondo me sì, no. Cioè, ma cavavo così, non sapevo niente. Questo è fatto. Quindi a un certo punto io ho perso tutte le partite, e alla fine l'obiettivo sotto squadra era quello di arrivare per ultimo, e finalmente sono arrivato ultimo. Oh. E ho vinto il cucchiaio di legno del primo Fantacalcio Team Vision. Bellissimo. Un successo mostruoso su Team Vision, certo. Te la danno a un euro, solo tre programmi al mese, vuoi vedere? Niente. È stato un bagno di sangue, direi. Bello. Però quindi, il trofeo ce l'hai. Però hai questo cucchiaio. Sì. Hai questo cucchiaio. Ho di questo legno. Cucchiaio che però sta lì in cucina da un anno, prende la polvere, perché non è che poi non lo puoi usare, certo. Primo classificato, poi come lo metti a casa? Non sa nessuno che questo programma serviva a niente. E voi che mi dite invece, che avete fatto? Ma niente, abbiamo fatto questo. Questo abbiamo comprato questo con i soldi dello sponsor. Ah, questa è una piccola strenna natalizia. Sì. Sì. Ah, ho capito, con la mela, la cosa, il centro tavola di casa Rabone. Certo, sì, questo me lo porto a casa, lo uso. Tema natalizio, poi questa uscirà due giorni dopo Natale. Ah, quindi vabbè, lo potete portare a prendere già stasera? Sì, questa me la porto via io. Ok. Che ti piace il Natale? Ma il Natale, guarda, tutto sommato, allora, quando tutti i vecchi dicono no, il Natale è per i bambini, c'è una ragione. Perché dopo un po' che tu, io sono scapolo, sto a casa da sola, ogni anno io ho l'albero che ho comprato nel 91 e ancora lo faccio, solo che ovviamente adesso sarebbe facile fare la battuta, non metto più le palle perché mi sono rotto, non le metto più, quindi metto le luci colorate e i fili colorati, è sempre quello, manco lo metto più su Instagram, tanto mi insultano, c'è sempre quello, sì, ne rispendi i soldi, per cui il Natale è una pizza. E soprattutto il Natale bisognerebbe un po', diciamo, io cerco di organizzarmi cercando di fare i regali prima,
e tutti i miei regali sono sempre abbastanza azzeccati perché io ascolto. E quindi quando sento, mi dice, mannaggia, sto cavatappi non funziona. Me lo dice a luglio, lui tanto non lo compro, e io, oh, auguri, buon Natale in pensierino. Un cavatappi e vinco, ma proprio lo volevo, lo so, è da luglio che... Capito? Quindi questa è una cosa. Insomma, quindi Natale a me piace molto, anche se vi dico una cosa. Allora, io ho risolto. La sera del 24 prima ci tenevo. No, venite da me, mia madre, mia sorella, mia nipote, due zie, dei residuati, poi piano piano la casa si svuota, diciamo così, elegantemente. Quindi io ho risolto, ristorante. Io proprio vado al ristorante, ah, 24 sera, dove Natale te lo fanno i camerieri, scicchissimi, Danino, via Borgognona, io vado lì, buonasera signor Rossi, il tavolo alle 8, prendi il pesce, spaghetto con le vongole, l'orata, la verdura, panettone, a 10 il conto, 50 euro di mancia, arrivederci e te ne vai a casa. Tutto pulito, perfetto, capito, scambio di regali, ciao ciao Masso, alle 11 vai via a dormire, tardi già, e il 25 da amici, e ho risolto. Perfetto. Quindi lo consiglio a tutti, vedrete quando gli anni passano, andate la sera del 24 al ristorante, tutti... perché poi al ristorante non litighi. Ah, ah, questa attenzione, questa non te va, non te va, te vesti carino, ci sono i camerieri, io lo consiglio a tutti, non litighi. E poi al momento che, no perché, quando scatta la polemica, no? No perché io mi ricordo che quella volta lì il conto, arrivederci, siamo chiudendo, arrivederci. Quindi allora comando. Bellissimo. A tutti 24 quando è? Questo, guarda, questa è una chiave di lettura che non avevo mai pensato. Al ristorante non litighi, o comunque litighi molto di meno. Ma no, 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 non litighi, guarda, veramente mai. Poi arrivano i camerieri, allora avanti, ecco qua, togliamo i piatti, rimettono tutto, capito? Si ricomincia, si riparte, sì, prossima mentre... portata, si azzerano i cartellini gialli, mentre per invece ve lo dico, a me del 31 sera proprio non me ne frega niente. Niente. Niente, ma non te ne è mai fregato niente? No, da piccolo ci tieni, però anche lì, capito, c'era la stellina, mia madre era la stellina, attento, ti fai male agli occhi, hai capito? Era una tragedia, cioè qualsiasi cosa era pericolosa, io spingevo per andare dai vicini di casa, che uno era un professore, vicino di casa era un vecchio professore di matematica del Villa Flaminia, capito, che abitava per caso davanti a noi, andavamo lì, i figli erano più grandi, noi eravamo due bambini, io e mia sorella sono sempre stati dei 31 dicembre drammatici. A me c'è molto più il primo gennaio perché mi sentivo al concerto di Capodanno, dove c'erano tutti i valzer viennesi, c'era mia nonna, e quindi lì insomma ci divertivamo più a sentire la musica classica, a vedere comunque quelle cose là. Ma la sera del 31 ancora oggi, ragazzi, è un inferno. Tanto non so voi, a me 7:30 mi fa fame la sera, tutti i giorni di tutto l'anno, quindi il 31 mi devo trattenere fino alle 9 perché alle 11 sono finiti gli argomenti. Mo che famo st'ora? Vabbè, capito, tutti così aspettare quest'ora per fare auguri e speriamo bene e te ne vai, perché no, perché poi la gente esce, non voglio trovare il traffico, e va a dormire. Invece l'uno è più divertente, io vado a vedere sempre Mister Ok che si tuffa giù da Ponte Cavour. Non conosco. Come Mister Ok, il bagnino dei cancelli di Roma al mare, che si tuffa da Ponte Cavour nel Tevere. Sono un ragazzo a mezzogiorno, non abbiamo nessuno di questi elementi. Tu ogni anno vai a vederlo, ogni anno vai lì che vedi lui. Ogni anno c'è sempre più anni questo. Ma infatti questo lo chiede, ma sto Mister Ok. Cioè... Mister Ok, sì, ormai sono 20 anni che si tuffa. Bravissimo. Vabbè. Prima c'era un altro, pure mio nonno si tuffava a Capodanno. Prima si faceva. Beh, i canottieri facevano così. Adesso magari un po'. Meno, sì. Infatti adesso sto a fare il bagnino. Certo. E quindi quest'anno dove fai Capodanno? Dove faccio questa sera quest'anno Capodanno? Allora, vado a casa della mia amica, vicino casa, a piedi, comodissimo. Quanti siamo? Saremo una trentina. Oh, mamma mia, subito la mascherina, capito? Ma chi ve conosce a tutti questi qua, capito? Con roba lì, però pronti a mezzanotte, via. Però non c'è la scusa del traffico, perché sta... sta no, me ne vado perché fa freddo. No. Bisogna essere sempre pronti a tutte, sempre, a tutte le venienze. Senti, prima però hai detto una cosa sulle collezioni, no? Che tu le uniche due collezioni figurine di Sandokan e Gesù Dinanzi, cioè doppioni,
c'ho i doppioni. Chi ce l'avesse a casa, cose, senza che andate su eBay, prendiamo un altro appuntamento, certo, qui con Stefano Rapone e Daniele Tinti, torno qua e scambiamo i doppioni. Le completate quelle? Tutte e due, tutte complete, due, perfette. Ma perché poi tu... Tu conservi tutto. Cioè c'hai questa, sì, cosa di collezionare. Sì, sì, sì. Ma che collezioni? Ma non è, non so, non è un vero e proprio collezionismo, perché il collezionismo di base a me non piace, perché è una cosa anale, anale, brutta, è così. Però il concetto qual era? Che so, io andavo al cinema, no? Ci andavo proprio tanto, da ragazzo 70 volte all'anno, era tanto andare al cinema, ma c'erano titoli meravigliosi. Tutti quelli che voi adesso vedete su Iris, io l'ho visti al cinema tutti, e ce n'era uno ogni venerdì, era una cosa pazzesca, ma veramente... dei titoli bomba. Che fai, lo butti il biglietto? No, no, io mi scrivevo il titolo dietro, per questo mi ricordo che ho visto Il Cacciatore all'Etoile, perché se no si scolorisce il biglietto, perché io... No, i biglietti della SIAE, quelli carini colorati di carta velina colorati, voi non l'avete mai conosciuti, sono biglietti stupendi e li ho tenuti in tutte le agende che ho. Ah, vedi, e quindi, capite? Quindi non è una collezione, li ho messi tutti lì dentro, stanno là. Perché io pure ho tenuto i biglietti, però i biglietti del cinema non ci ho mai scritto niente e perdono proprio la perché stampa, carta termica. E quindi ho tutti dei biglietti bianchi, dico, che è? E infatti quelli l'ho buttati, quelli nuovi, capito, che facevano il biglietto con l'assegnazione del posto, no? No, io voglio vedere dove mi siedo. Io ho fatto delle cose che voi non vi potete immaginare. Cioè io Indiana Jones il terzo, sì, quello con Sean Connery, uscito al cinema in pari, via Regina Margherita, ora è chiuso, e io mi ricordo che ovviamente stavo a casa con i miei, quindi comunque uscivo di casa alle 9:20 pur di non stare più a casa con i miei, si mangiava alle 8, via, fuori, ciao, vado al cinema. Invece i miei amici si trovavano bene dai loro genitori e arrivavano per ultimi. Vabbè, Riccardo, vai te, prendi i posti, no? 12 12 posti qua, cerata, arancione, sta tutta la fila perfetta, e io al centro qua di lato, perché una volta volevo vederlo al centro, adesso da vecchio laterale, perché beh, in caso di incendio me ne vado, capito? Invece, capito? Invece da ragazzo ti piace, sì, stare, invece da vecchio dietro l'ultima fila, la porta sempre, e ti siedi dietro, e poi stando dietro oggi è bello, si abbassa signora per favore, si abbassa per favore, volevo vedere i titoli, grazie, come? Volevo vedere i titoli, perché ormai non vado più alle 10:30, alle 2:30 con le vecchie sorde, capito? Che vedono Warner Bros, Warner Bros. Leggono qualsiasi cosa, Cattleya, che me l'ho scritto, non lo capisco. Leggono tutte le cose. Domenico Procacci presenta, signora, sono i titoli. Che ha detto? Sono i titoli, non li legga. Sono quelli che gli sono la suoneria fortissima, poi, capito? Che poi a me mi dà un fastidio, perché non è che la smorzano, che fai meno e finisce così. Chi è? Chi è? Chi è? E poi, ce vedi tu, chi è? Sei più bella in galleria! Quindi dicevo al cinema, sì, mi sono dimenticato. Questa... Ma ci vai anche adesso al cinema? Sì, alle 2:30. Ah no, quindi per dirti, c'erano tutte litigate con quelli che arrivavano, perché ovviamente una volta finiva il film delle 8:30 e come finiva quei titoli, io dicevo permesso, permesso, cioè facevo casino a quelli che uscivano alle 8:30, sì, per prendere per primo tutta la fila che mi serviva a me, e poi dovevo litigare con quelli, oh, ma quando arrivano amici tuoi, stanno tardando, qual è il problema, adesso c'è la pubblicità, stanno tardando, cioè ragazzi, però quando arrivano è l'ultima, grazie, 10:29 arrivavano, capito? È stata proprio un'ammazzata. E scusa, come funzionava? Alzavi i soldi a tutti, anticipavi i soldi a tutti quanti? Tra l'altro. E poi come... No. Io pagavo per me. Entravo dentro e fermavo 11 posti latini. Ah, okay. Ma tipo Totò, capito, che mette il no, era sordi, che mette lo zucchietto, la banana, la cosa, tutto, eccetera. Capito? Però era un macello. No, signore, no, un altro indietro. Perché... No, se non viene glielo do, rimanga là. Perché cioè, gestivo. Non erano numerati all'epoca, cioè, non erano numerati i posti. Cioè, no, di che? No, era proprio. Beh, ma una volta, ragazzi, si potevano vedere due volte di seguito il film, si poteva vedere. Rimanevi dentro. Rimanevi... Oh, ma manca un pezzo. È vero, una volta l'ho fatto, con Jurassic Park l'ho fatto io. Io il Bounty, mi sono visto due volte a Roia, via Emanuele Filiberto.
Bounty. Ma perché ti era piaciuto o perché non c'è niente? Perché mi era piaciuto, che la colonna sonora era di Vangelis, quindi volevo risentire la colonna sonora. Vedi. Lo faccio sentire, se vedete, ce l'ho qua. So che ci tenevi. Sì, sì, sì. Diciamo, questo è il punto intorno a cui si sviluppa tutta la puntata. Vediamo un po'. Sono contento che però non è che ci fa problemi YouTube, mettiamo un'altra musica. Sì, sì, poi su YouTube mettiamo la sigla del podcast. Lo ricordi? Visto. Con mica so Fauro. Ma che ne so? Ma no, l'ho visto da bambino un'estate, il secondo. Lo salutiamo. Amico del podcast lui. Anthony Hopkins. Anthony Hopkins. Sta bene. Il film era prodotto da Dino De Laurentiis. È Dino De Laurentiis. Vabbè, che invece ci saluta lui dall'alto. Ci saluta lui dall'assù, starà a fianco di Diego Armando Maradona, contento per l'Argentina. Sì, esatto. Oggi quando l'Argentina ha vinto hanno tirato vogliamo su tutti i morti. Vogliamo parlare dell'allenatore della Francia? De Champs. Vabbè, un po' goduto. Cioè, un po', ammazza. Il mondo ha goduto, vattene. Sì, sì, sì. Perché che ha fatto? Vabbè, ma poi lui bandiera della Juve. La Juve. Sì, ma poi proprio francese. E poi se vinceva questo faceva due mondiali di fila, invece così l'hanno fatto solo Brasile e Italia, e questo ci teniamo sempre a ricordare. Esperto di calcio, Daniele Tinti. Guarda. Guarda, eri meglio tu al TG1. Al TG1 può essere. Vero? No, dicevi la tua, conosci qualcuno che mi può no anche vabbè. Perché oggi conoscere qualcuno a TG non serve a niente, perché tra due mesi levano tutti, quindi. Vabbè, però mi faccio due mesi di TG1 sfavillanti, ecco, ci siamo qua, sbaglio tutto, poi arrivo al calcio e dico comunque nel 34 e nel 38 abbiamo vinto noi, e questo, poi le altre cose non le so, però quelle le so tutte. Ma quindi, cioè, quindi tu ancora adesso vai al cinema anche se non ci sta, cioè se c'è la crisi del mondo del cinema, invece tu ancora te lo ancora vivi. Parlando seriamente, devo dire che è sempre più difficile, però vi devo dire una cosa, non so se avete visto i manifesti in giro per Roma di Glass Onion. No, mi sembra di capire. Glass Onion sarebbe Cena con Delitto 2, quello con Daniel Craig. Ah. Ma voi avete capito quando esce al cinema? No. Non si capisce. Ci stanno tutti i manifesti. Io ogni volta vado, trovo a Cinema di Repubblica che non si capisce niente, che mostre sono attaccate a My Movies. È ma fatto esce malissimo. Su Netflix, ci dice. E infatti poi scopri che esce su Netflix. Lui lavora per Netflix. Ma allora dico, ma mi dici io perché mo devo andare al cinema a spendere 16 euro? Costa tanto poi adesso. Col bagno pulito alle 2:30, è pulito. Vabbè. Però c'è sempre il problema della signora che ha detto. Certo. Capito? Glass Onion, che vuol dire? No, poi ti spiego tutto così. Quando tu puoi stare a casa tua su un divano strepitoso a 8 euro al mese, se permetti con il mio 75 pollici Sony, let's go. Sto meglio, no? 75 pollici. Capito? Fuori piove, non esco, non parcheggio, non trovo la sella sgarrata, insomma tante cose. Quindi devo dire, la tentazione di non andarci è fortissima. Certo, Avatar, che probabilmente andrò a vedere, spero che facciano la matinée alle 11 perché scapocci dopo 2 minuti, lo andrò a vedere perché mi piace vederlo su grande schermo, però è chiaro che ormai un po' di cerni la fai. Ecco, io questo che le so non sarei andato a vederlo, lui, ma se bello. Il dottore mi dice qua che va sulla piattaforma di Netflix, io non tradisco Netflix. Lo dice per suo interesse, perché ricordiamo 22 dicembre. Qui infatti qui torna questa rubrica, cioè quindi tu che ti vedi su Netflix? Dunque, io su Netflix mi vedo, adesso mi sto vedendo una serie di documentari stupenda che si chiama On the Universe, oppure At the Universe, of, insomma, Universe c'è. Ci sta. E sono ovviamente documentari della BBC bellissimi, per cui fanno capire come tutti i pianeti del Sistema Solare intervengono con la loro energia sui mammiferi presenti a bordo di questo pianeta. Ma è con David Attenborough? No, c'è una voce narrante fuori campo che in inglese sarebbe Morgan Freeman, ma io, senza che facciamo polemica, adoro il doppiaggio italiano e quindi mi sento la meraviglia di Michele Gammino, che è la voce italiana di Harrison Ford. Ah. E quindi io godo a sentire questa voce che mi avvolge come una sciarpa di cashmere. E io sto lì.
Hai nominato un... che ho detto? È un podcast nostro nemico che si chiama... proprio come la parola che non posso dire. Si chiama come la sciarpa. Ok. Sì, sì. E quindi... ma quindi questi pianeti... questi pianeti che hanno degli effetti sui, mammiferi, esatto. Quindi anche su di noi. Per cui il letargo è come... questo non lo so, non l'ho vista tutta. Non l'ho vista. Sono appuntate da 1 ora e 5 minuti, eh. Okay. E quindi niente, sui mammiferi ancora non si sa. Noi mammiferi, ok. Noi mammiferi. Ma tu dici che ami il doppiaggio, tu sei consapevole che c'è un doppiatore che si chiama come mio te? Mio omonimo, 9 novembre 63, Riccardo Rossi. E come sì, te la vivi questa cosa? Che ti scambiano per lui oppure... No, io non riesco a capire come possano scambiarmi. Perché lui ha la voce di Matt Dillon, quindi già stiamo a parlare di un biondo con questa voce stupenda. Io ho sto raglio, quindi non riesco a capire. T'ho riconosciuto, hai sbagliato, sei sordo, cioè, capito? Perché proprio non puoi paragonarmi, cioè Matt Dillon parla così, allora dai! Cioè, non si è mai sentito, non ha mai detto una battuta del genere Matt Dillon, quindi così, no? Ma l'hai conosciuto? Sì, l'ho conosciuto, tra l'altro l'ho visto pochi giorni fa, viene giovedì, a una cena della CDC, ah, dove c'era pure Michele Cammino, c'era Roberto Scivalia, la voce di Tom Cruise, quindi sono contento, sì. E che facevi là? Tutti i doppiatori? Perché cioè... No, perché mi ha portato il figlio di Michele Cammino, ah, okay, sapendo il mio amore per i doppiatori. Ah, vedi. E c'era pure la voce di Francesco Pezzulli, che era la voce di Leonardo DiCaprio. Ti dico tutti i doppiatori, perché mio padre era molto amico di Stefano Sibaldi, che era la voce, questo dovete saperlo, era la voce di Frank Sinatra, e quindi praticamente, nonché di Mr. Magoo, che era un cartone animato di quegli anni 60, ogni tanto lo ritirano fuori, sulle piattaforme Netflix, e quindi praticamente io sono cresciuto con questa cosa che non capivo come un signore, quei baffetti, amico di mio padre, potesse essere la voce dei personaggi, e quindi sono sempre rimasto un po' stregato da questo, e poi... poi non me ne fregava niente di sentire Robert De Niro in inglese, proprio niente. Ma ci sono dei film che sono più belli doppiati, tipo certo, Il Padrino. Il Padrino è più bello doppiato che in inglese. No, perché, tanto è vero perché in inglese fanno storia all'americano. Oh, quando sei... Ma chi me frega? Invece te li dico tutti. You cannot... Hai capito? Dice, ma questo come parla Marlon Brando? Invece te sei questo là. Però quando vanno in Italia non c'è senso, perché in Italia parlano... Cioè... No, parlano proprio italo-americano. No, in Italia parlano... C'è cioè uno che traduce a un certo punto... Vabbè, certo, là, quelle cose... Beh, però Il Padrino 1... Lì c'è la cosa molto bella invece, che come sapete De Niro... Nel Padrino parte seconda, che come sapete è più bello del primo. Ah sì? Lo dicono tutti, eh. Io posso dire una cosa? Io non lo dico. Io non lo dico, per me è più bello parte 1. Vabbè, c'è Marlon Brando. Comunque il secondo c'è questa trama della Madonna. Sì. Fatto sta che Robert De Niro presa diretta italiana. E io non me lo scorto. È proprio Robert De Niro. L'unico film che ho visto è Robert De Niro, doppiato da Robert De Niro. Bello. Perché per il resto no, Ferruccio Amendola tutta la vita, adesso Stefano Pesando. Eh sì, no, certi doppiaggi italiani io devo dire... Molto belli. Eh sì, li gradisco. Poi, soprattutto però cose che mi sono abituato a sentire in italiano da fanciullo e adesso comunque... Cioè tipo Blues Brothers. Come adesso, fai senza Massimo Giuliani? Su Netflix. John Belushi. Diciamo, me lo vedete in inglese e poi dico, ma sai che c'è? Ma che me frega? Italiano, che me frega? Piero Tiberi, De Negri, ti so tutti. Anche Frankenstein Junior in originale di Oreste Leonello è molto meglio. Marty Feldman, capito? Per cui Lupulo Lì, Castello Lulà. Io sono più fan di Lupulo Lì, Castello Lulà, che di Werewolf. Werewolf. Però tipo quelli dei Monty Python sono orribili in italiano. Monty Python è, però è inglese, è inglese, umorismo inglese. No, ma c'è tipo Bombolo che doppia. Cioè, no. Ma cioè, poi là sull'umorismo inglese dovresti proprio riscrivere la battuta da capo. È lo stesso problema quando sono arrivati in Italia, in teoria dovevano arrivare Seinfeld e Friends. È arrivato solo Friends perché Seinfeld, se lo devi doppiare in italiano, devi riscrivere tutto lo show da capo. E, siamo finiti a parlare, vedi, di televisione. Sì. Una domanda che noi facciamo quando incontriamo qualcuno, quando viene ospite qualcuno che è entrato nel mondo dell'intrattenimento prima di noi, facciamo una domanda che può risultare banale, ma a noi interessa tantissimo. Quando tu hai cominciato, come hai cominciato? Perché poi il percorso all'interno dello show business è sempre diverso, non è che c'è una strada. Sì. E tu, quando tu hai detto, mo vado,
Che cosa, cioè, quali sono stati gli step? Guarda, gli step sono stati tre. Allora, io ho cominciato, purtroppo, mi dispiace dirlo, io non ho studiato recitazione, accademia, cose, niente, perché andando avanti poi ho scoperto che mi mancavano proprio degli strumenti veri e propri per poter fare questo, per poter recitare, diciamo così. Quindi ho cominciato la mia carriera con College, che era questo film del 1984, semplicemente perché mi hanno mandato a fare un provino, che io non sapevo neanche cosa fosse un provino, con Castellani e Pipolo, e io ti dico com'è stato sto provino. Io vedo Pipolo, e dice, lei è Pipolo, dice sì, lei in realtà si chiama Giuseppe Moccia, lui dice, sì, lei è padre di Fabiana, beh? No, perché Fabiana è amica mia, anzi, questo non ti dà diritto, scusi, eccetera. Quindi, e però l'ho fatti ridere su questa cosa qua. Ho detto, guarda, allora portaci una tua foto in bianco e nero, se no noi ci dimentichiamo di te. E io gli ho andato a fare scattare una foto in bianco e nero a quello che era il mio agente, gliel'ho portata il giorno dopo e mi hanno preso. Questo è stato il provino. Cioè, una volta faccio un provino con Dino Risi e dico, guardi un po' che gli ho portato. Lui dice, ma questa è la mia firma con quella di Ettore, che era Ettore Scola. Sì, vi ho fermato a via Bertoloni 3 anni fa. Bravo, mi stai simpatico. Ti faccio fare il fratello di Cacolat. Sei contento? Grazie, preso il film. Cioè, ma che carriera è? È una carriera così? È una carriera presa per caso? Cioè, non è che no. Quindi non mi puoi chiedere. Vabbè, Riccardo, però tu dopo hai fatto la televisione, sì. Allora senti, stavo in montagna, io vado sempre in montagna in Valbadia. C'era Lucherini, che è stato per un periodo il mio datore di lavoro, perché io ho fatto anche l'ufficio stampa da Enrico Lucherini, che oggi ha 90 anni, è il più grande ufficio stampa di cinema che abbiamo in Italia, ha inventato questo lavoro per l'Italia, ha lavorato con Sofia Loren, con tutte le più grandi, e lo vado a trovare ovviamente a Cortina. E lì c'era Irene Gergo. E dice, quindi andavo lì, prendevo il pullman, manco la macchina, cioè, dico, andavo a trovare, eccetera, così, che fate oggi? Facciamo una passeggiata, andiamo al Faloria. Allora facciamo stupido, che fai oggi? Io ho detto, guarda, e gli racconto una dieta, che stavo facendo una dieta. Una dieta che una volta si basava sulle intolleranze. C'era questa dottoressa che ti metteva in mano, fai conto, uno spinacio dentro una provetta, te lo metteva, tienimi un attimo, sennò qua non riesco a fare. Allora, lei ti metteva la provetta in mano con lo spinacio, tu la dovevi chiudere qui, lei ti faceva così, poi alzi il braccio sinistro, io lo alzavo, e lei me lo spingeva un po' verso il basso. Se facevo resistenza non ero intollerante allo spinacio, se l'abbassavo ero intollerante allo spinacio. Quindi il concetto era che lei mi prova tutto lo scibile umano degli alimenti, perché mi dice, signor Rossi, lei non dorme. No, è vero, perché lei non ha magnesio, quindi pillole di magnesio. E il concetto era che tu potevi pure mangiare 1 chilo di pasta, ma se ci mettevi 1 chicco di mais non la sdrumavi più sta pasta. Era una cosa assurda, che quindi fa anche ridere questa cosa. Quindi la racconto lì durante questa passeggiata, torniamo a Roma, mi chiama Irene Gergo, mi dice, senti, ti vuole conoscere Gianni Boncompagni, ma gli devi raccontare la dieta. Dico, va bene, gli racconto la dieta, ti abbiamo preso, fai Cenerentola, non è la Rai del 92. Quindi proprio è una cosa assurda, ho cominciato tutto per caso, mi dispiace dirlo, ma è così. Vabbè, ma è il caso, e poi è cominciato. No, sul teatro invece no. Il teatro, però aspetta, scusa, come sei arrivato a fare il primo provino? Cioè, c'era un'agenzia come questa qua, Tua Comica, che mi mandava in giro a fare i provini, ma in realtà il mio primo provino in assoluto è stato veramente solo questo di Castellano e Pipolo con i registi. Tant'è vero che oggi, che come sapete, forse qualcuno di voi lo sa, non si fanno più i provini incontrando le persone, ma di questo self-tape non mi hanno mai più preso. Perché tu non la puoi convincere una persona facendo la prova su parte, di dire lì, allora come va, stai bene? Io infatti ho fatto un provino con Sorrentino solo perché l'avevo conosciuto da Fiorello, ma ha chiamato a venire a fare un provino, ci mancherebbe. Quella, la casting era schifata dal vedermi. Quale sarebbe la tua agenzia? Cioè, poi vediamo, intanto devo fare il provino con cosa, capito? Così, ma una cosa... per dire, quindi mi so che stavo dicendo. No, è perché ti avevo chiesto come hai iniziato il percorso e tu dici. Sì, e no, e poi e negli anni 80 c'erano molti provini per le pubblicità e lì era proprio facile. Ti mettevi un po' di gel, il papillon, andavi lì, facevi 4 strilli e te prendevano. Insomma, veniva preso il più simpatico, quello più caciarone e basta. Hai fatto le pubblicità? 20, oltre 20, 20 solo con Dalatri, con le regie di Dalatri, le pubblicità non fatte tantissime.
E te, com'è fare pubblicità? Ti piaceva? Sì, è divertente perché prima cosa in 3 giorni è finito, hai fatto tutto. 2 giorni, certe volte uno. E poi erano set molto ricchi, con produzioni ricche, ti mandano le macchine, mangi da Dio, stai bene, le roulotte, le cose, al cinema ti trattano come un disgraziato. Invece la pubblicità era proprio bella e poi lì c'era possibilità di conoscere tante persone, perché a me piacciono poi i reparti, quindi non c'era solo tutto il reparto delle riprese eccetera, ma c'era il cliente, l'agenzia, la produzione, la regia, e quindi insomma era divertente avere a che fare con tutti quelli sul set. Oh, ma infatti l'altra cosa che un po' traspare parlando con te, sì, in generale, cioè che a te proprio la televisione ti piace. Sì. Cioè, conosci un sacco di cose della televisione, la storia della televisione italiana, sì, e ti piace ancora? Cioè la televisione di adesso? Beh, ovviamente un po' di meno, perché io ho vissuto fortunatamente il periodo più bello della televisione, che era quella con dove c'erano ovviamente Angelo Guglielmi, tutti i grandi capi struttura della RAI, che erano stati scelti, erano persone comunque illuminate, che avevano un gusto. Se tu pensi che ancora oggi tanti programmi vanno avanti, tipo quello lì che non trovano le persone che spariscono, quello chi, l'ha visto? Chi l'ha visto? Chi l'ha visto? Che io appunto non vedo, però sono programmi che vanno avanti da veramente da 30 anni. E la cosa bella è che all'epoca, soprattutto nei programmi di Serena Dandini o anche in quelli di Arbore, e parlo addirittura di Indietro Tutta, dove pensa riuscivo a infilarmi senza il documento nel pubblico, tu pensa che matto, soprattutto a quelli della notte, quelli erano programmi dove si facevano i gruppi d'ascolto a casa, perché ovviamente diciamo 18, 20, 25 anni, qualcuno cominciava ad abitare da solo, oppure i genitori, voi andate via! E noi ci guardavamo la seconda serata, che una volta cominciava fortunatamente alle 22.30, 22.40 e non 23.15 come oggi o 23.30, capito? Quello era bello, quindi tu condividevi veramente un programma televisivo di comici, di intrattenimento, con altri amici tuoi, ti imparavi le battute, ti innamoravi dei personaggi, insomma era divertente. Oggi, se voi mi volete chiedere che ti vedi in televisione, mi vedi telegiornali per Tigna, proprio per capire come riportano una notizia che conosco già da tempo, dalla mattina. E poi, ecco, veramente, la sera che stai sdrumato a casa, io mi voglio del film. La sera ne la faccio. E ti vedi il film in televisione, se lo fanno, con la pubblicità? Oppure te lo cerchi? Ormai me lo cerco. Ah, sì, e mi guardo anche la novità su Netflix che c'è. Perché film in televisione adesso sono una cosa surreale. Ma una cosa su Iris se... non ne parliamo, che poi è Mediaset. Se provi a vedere... ma Iris è uno dei classici degli anni 80. Oppure DVD, ve lo dico. Vai ancora sul DVD? No, io ho i miei DVD, mi rivedo di nuovo il Vedovo. Con Alberto Sordi, di Dino Risi. C'hai tanti DVD? Beh sì, un bel po'. Ci sei cascato, perché sai, i DVD sembravano, cioè dice, mo c'è stato i DVD, sì, effettivamente ci sono stati. Mi sono fatto una videoteca col DVD, poi tu parli con uno dei primi che ha comprato il videoregistratore con soldi di un incidente in motorino, per cui costava veramente tanto, l'ho comprato usato 800.000 lire, hai capito? Ed era una bestia, mi ero registrato la qualunque, sì, vedi, però quello. I DVD sono proprio ancora molto molto belli. Certi film importanti me li compro ancora in DVD su Amazon, ovviamente. Tu quindi parti da fan, diciamo, cioè vedi un sacco di televisione da piccolo, sì, e da poi vedere. Voglio fare questa cosa da grande. Ma ci sono personaggi che poi tu hai incontrato, che vedevi da piccolo, ah, e, sì, che hai detto questo, cioè che ti hanno stupito in positivo o in negativo? Beh, senz'altro Alberto Sordi mi ha stupito in positivo, poi c'è questa storia che io racconto tante volte. Alla fine l'ho incontrato 3-4 volte in vita mia e tutte e tre le volte sempre molto cercato. E poi alla fine finalmente sono riuscito a farmi una foto con lui molto bella il giorno dei suoi 80 anni. E poi altre persone le ho incontrate, ma soprattutto ho incontrato un sacco di registi, ho conosciuto un sacco di gente quando ho fatto un film con Uma Thurman, che era Un mese al lago. Anche lì, pensate come ho preso sto ruolo. Io ho portato le foto
dell'agenzia dove lavoravo, dove facevo tra l'altro il fatturino del pomeriggio, portavo in giro le buste con tutti gli attori e dentro ovviamente non c'era la mia, perché in un film che era Un mese al lago, ambientato negli anni 30, capito, sul lago di Como, con Vanessa Redgrave, Edward Fox, Uma Thurman, cast della Madonna, vado lì e c'era la casting che era Rita Forzano. Rita, guarda, ti ho portato la busta, c'è la signora che, ma lei è Genevi, ma lei ha fatto la collina, le cose, io gli ho fatto due tre titoli così. Dice, ma questo è molto forte, dono in agenzia. Dico, ma che hai fatto? Dico, niente, gli ho dato la busta, sono dato lì e me ne sono andato. Ma ti hanno preso per il ruolo del fratello. Capito? Però poi lì ho litigato con Uma Thurman. Sì, perché che è successo? Sul set. Allora, senti che succede. Allora, io mi sono visto un sacco anche di teatro, perché ovviamente negli anni 80 e 90 il teatro... E quindi, insomma, andavo spesso a teatro e avevo perso la testa per una commedia e anche per una ragazza che stava lì in scena, non posso fare il nome, Valeria Melillo, e che faceva appunto Les liaisons dangereuses, cioè le relazioni pericolose, tratto dal romanzo di Chauderlot de Laclos. Allora, io per motivi miei privati sapevo la storia dietro questa commedia. La commedia era stata scritta da Christopher Hampton in inglese e l'aveva consigliata a Umberto Orsini, che era il capo comico di questa commedia, un attore oggi ottantenne, molto bravo, 12 aprile, compleanno. E dico, come mai fai proprio? E lei doveva fare la piccola, il film ve lo ricorderà, ve lo ricorderete, lo trovate su Iris. Comunque, e c'era la piccola Cécile de Volange, mi segui? Vai, vai. Allora, praticamente, io mi leggo tutta questa storia, mi leggo il libro, che era tutto il libro scritto con le lettere, cioè così, ma scopro il retroscena, perché questo Christopher Hampton ha fatto la commedia a teatro, l'ha venduta in Inghilterra, in tutto il mondo, è stata tradotta, cioè così, hanno fatto il film e lui ha vinto il premio Oscar per miglior sceneggiatura non originale, perché era tratto da questo libro di Chauderlot de Laclos, che ovviamente non l'aveva scritto lui 200 anni prima. Io sapevo chi gli aveva consigliato. Quindi vado da Uma Thurman, dico, Uma, senti, ma che sta a fa Christopher Hampton? Christopher è strepitoso, ha scritto questa commedia stupenda, gli sono d'accesso, lo so, hai fatto film, l'ho visto, bravissima mia amica che ha fatto film, ha tradotto tra altri dialoghi, ma Solino d'amico, sì, infatti, per l'Italia, sì, infatti, ma che ha fatto adesso Christopher? Beh, adesso, insomma, non mi sembra che decesi, certo, lo so benissimo, non ha fatto niente, cioè perché parli così? E no, perché lui una volta stava scrivendo I Fiorentini a Positano con Franco Zeffirelli e Masolino D'Amico, e a un certo punto Franco dice che questa doveva esserci un momento in questo film tratto dal libro delle relazioni pericolose. Hampton gli dice, che cosa? Le relazioni pericolose, che cos'è? Zeffirelli gli ha preso il libro, gliel'ha tirato in faccia e ha detto, non ti presentare davanti a me prima di non averlo letto. Quindi quello per 3 giorni non si sono visti. Si è letto tutto il libro, però intanto si è preso degli appunti, si è fatto la commedia e ha vinto tutto quanto. Come dico, quindi, vedi, se ne va per Franco, tant'è vero che non ha scritto più niente. Lei ci è rimasta malissimo e quando l'ho rincontrata a Roma, al Matriciano, non mi ha salutato, che lei tra l'altro sta con Florinda Bolcani, che ho detto, Florinda, come stai? Ma ti ricordi? No, ciao, arrivederci. Salutiamo anche Uma Thurman. Uma Thurman, guarda il podcast. E, senti, ma sulla televisione, che, su farla adesso, poi ne abbiamo avuto il piacere, la fortuna. Ma certo, la mia è stata una fortuna di incontrare, l'ho schifati a questi, però no, te un po' sì, lui mi ha fatto ridere subito. No, a me ci è voluto un po'. Non te fidavi per te è stato più faticoso. Non te fidavi all'inizio. Vabbè, ma ci sta, comunque arrivi e dici, ma chi cazzo sono questi? E piano piano, poi la Pone subito si è preso gli spazi. Coi gomiti alti, io più umile ci ho messo più tempo. Ci sta. E, ma adesso poi, perché abbiamo anche nominato la seconda serata, quindi poi finiremo a parlare di battute. Ma sta televisione, sul farlo adesso, sì, rispetto a farla prima, sì, quanto era diverso? Perché quella è un'altra cosa che mi affascina un sacco, cioè l'impatto di andare in televisione ora, che io e Stefano ci è capitato e succede, sì, quello che succede, rispetto a prima, perché prima la televisione se la vedevano tutti
e c'erano quei canali e l'Italia si vedeva la televisione. Adesso ci stanno un miliardo di altre cose e la televisione, nel migliore dei casi, ha perso molti ascoltatori la televisione. Sì. Perso molti ascoltatori. E qua, quanto si percepiva prima, una volta che andavo in televisione, l'impatto di... Sono andato in televisione il giorno dopo, sì, vado al fruttivendolo, il fruttivendolo non allora, fa AU. Te lo posso dire, guarda, per me il primo impatto è stato veramente nel 92 con la Rai. Io ho fatto 25 sketch con Gianni Boncompagni sul divanetto, io stavo, lui Gianni qua, io qui vestito da Cenerentola, dove lui mi faceva praticamente queste domande che ha fatto ieri sera, ma io parlavo così, ed erano tutte cose che improvvisavamo la domenica sera a casa di Gianni, con Irene Gergo peraltro. E quindi... il giorno che io sono andato in onda, che era appunto lunedì, poi mi ricordo che sabato pomeriggio sono uscito con due miei amici che ora vivono a Milano e gli dico: ragazzi, guardate che però che se scendiamo di casa vedrai che mi rompono le scatole, quindi ve lo dico, perché loro un po' stiff così, ma figurati adesso come scendiamo a Cenerentola, oh! Loro stravolti, lì l'ho proprio l'ho toccato con mano, era una cosa pazzesca, era incredibile, perché non è la Rai, all'epoca andava in onda alle 13.30 dopo il TG5 su Canale 5 con ascolti mostruosi, mostruosi, era veramente un altro impatto. Oggi poi noi siamo da seconda serata, terza serata, mamma mia, capito? Tant'è vero che per esempio quando vado da Amadeus ospite a fare i soliti ignoti, lo vedo che oh, t'ho visto ieri. Che facevo, mi ricordavo, però mentre invece va la seconda serata, sì, sì, battute era proprio per chi ci credeva, però battute era diventata una cosa, sì, è cioè, vero, adesso ancora quando andiamo c'era, in tour poi in Italia in l'aspetto giro, social c'era un po', sì, quello può essere un po' un piccolo volano effettivamente oggi, oggi ecco qua, ecco, come ho detto, volano, boom. Però è vero che ancora adesso andando tipo vai a fare uno spettacolo, cioè in un posto X arriva qualcuno e fa: no, io mi ricordo battute, ho visto tutte le puntate, stavo in fissa, sì, grande fan. Tu dici, ah, dai, infatti quella là come ti hanno chiamato, cioè alla fine. Infatti, perché poi tu a battute sei arrivato cioè proprio in un attimo, perché prima lo doveva condurre Bardani, che salutiamo, sì, e poi invece lui non ha potuto per motivi personali. L'hanno chiamato il giorno prima di andare in onda. Eh sì. E ti sei ritrovato appunto in mezzo con voi che a non sapevo che niente, però io dovevo fare solo battute, invece questo tono di voce, e alla fine Freccero decise che potevo farlo, che era ancora il direttore, sì, storico di Rai 2, sì, però sì, venni chiamato all'ultimo proprio senza sapere niente, solo che a me non mi piacevano le battute, certo, e quindi c'ho quest'area severa, questa fa ridere, però gli piaceva il fatto che questo, certo, mio tono di voce li faceva ridere, e quindi mi hanno preso per questo mio sarcasmo. Ma come ti hanno chiamato così? Tu vieni a fare questa cosa? Vieni semplicemente. Ma aspetta, ti piacciono le sorprese? Dopo 12 anni non si fanno. Questo si sa, no? Dopo 12 anni ti ho fatto una sorpresa, non la vuoi sapere. Non la voglio sapere, è brutta, viene male, non riesce, capito? Dopo 12 anni non si fanno più sorprese a nessuno. E quindi poi diceva, mandatemi un taxi. Sono arrivato lì dentro, tu c'eri la prima... Sì, 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 c'eri, ci stavamo tutti. Vedi. Tinti no. C'era, Tinti c'era pure te. Ti ricordi proprio. T'hanno proprio torto subito te. Ero quello pelato. Ero solo io. Erano tutti vestiti bene, capito? Sì. Hanno visto un vestito di lavoro per una volta. Vero, quello è vero. Quando la cavata come... l'80% della puntata. Com'è stato per te fare battute? Ma alla fine mi sono divertito mio malgrado. Perché effettivamente, diciamo, non è che ci credessi, però mi piaceva molto la scenografia. Poi abbiamo infilato questi balletti all'inizio, che a me divertivano molto. No, era divertente, poi comodo. Alle 3:30 si registrava, alle 5 era finita la sera, dove vedevi. Ma certo. E poi qualche battuta, beh, carina, cioè, finita in mezzo. Ammazza, sì. Dai. Ce n'era una che, però non si poteva dire, ti ricordi, l'hanno tagliata. Qual era? Lei mi ha messo una boccata che ha data pure lui. Ah, quella raccontala, sì, dai, sì, qua si può dire tutto. Sì, però non mi ricordo bene come era andato. Non mi ricordo, no, era un aneddoto tuo, mi sa, che parlavi di qualcuno. Sì, di qualcuno, però l'argomento era Malgioglio, no? Sì. Dice, ma ti pare che lui, gli uomini, no, non si doveva dire se uno era andato con un uomo oppure no, no? Sì. Perché se no si offende, dice, Cristiano Malgioglio, ma no, no, no. Certo. E io ho buttato lì, dico, ma secondo me una boccata che ha data pure lui.
però l'hanno tagliata. Tagliata. Però quando va lì morimmo. Una boccata non si può dire su Rai 2. No. Non ancora. Sì, nemmeno. Tempo 3-4 anni si può dire. Però qua si può dire. Ma invece, quindi, tornando a Uma Thurman, altri personaggi internazionali che hai incontrato ci sono stati? Per esempio Michael Bublé è stato stupendo. Michael Bublé, dunque, allora, a me piace molto la musica, quindi c'è stata questa cosa interessante, invece molto bella, per cui Fiorella a un certo punto mi chiama perché sua moglie, che io conoscevo da prima di Fiorello, faceva gli anni il 21 aprile, tuttora li fa il 21 aprile, no, mi chiama e dice: senti Riccardo, guarda, sai che è il compleanno di Susanna, vieni a cena. Sì sì, vengo volentieri. Senti, però mi raccomando, preparati qualcosa al pianoforte, perché non lo dire a nessuno, ma stasera viene un ospite speciale. Dice: beh, se mi devo preparare al pianoforte, dimmi chi viene. Beh, vabbè, a te te lo dico, viene Michael Bublé. A me mi cala il sipario. Primo, perché ero pazzo di Michael Bublé. Secondo, perché i pezzi di Michael Bublé erano, perché aveva fatto solo due album, tutti standard americani, che sono scritti con molte bemolli, con molte alterazioni in chiave. Sono pezzi difficili da suonare, diciamo così facilmente. Quindi io, tra l'altro, non suonavo il pianoforte così bene da poterlo accompagnare per omaggiarlo poi Michael Bublé, no? E quindi io praticamente passo un pomeriggio terribile a casa mia cercando di prepararmi delle cose a orecchio, male, non ci arrivo. Ma come faccio? È una serata. Io dico: io non ci vado a fare questa cosa qua. Invece poi alla fine, ovviamente, ci vado: vieni prima, così provi. Ah, vabbè, pure prima. Quindi vado prima. Fortunatamente vedo che non eravamo quattro gatti, eravamo già un po' di persone, ma Bublé non arrivava. Dico: ah, oh, cos'è? Ma meno male se non arriva, magari è da buca all'ultimo, capito? Succede, succede. Quindi a un certo punto suona il citofono, apri tu, dico: sì, vado lì, hello, it's Michael speaking. Porca miseria. Poi faccio: fourth floor, take the elevator and sali up. Cioè, proprio non, niente. Per cui, insomma, apro la porta di casa Fiorello a Bublé, vedo Michael Bublé e faccio: hi. E poi non te lo devi filare più, no? Sono romano, c'ho il Colosseo, chi sei te? È così, no? Devi far vedere che te frega niente, non vedi questo. Invece poi viene la sua ragazza, carina, nice to meet you. Ovviamente tutti addosso a Bublé, dico: no, io non ci parlo con questo. Casomai la foto dopo, perché io comunque la foto con Bublé ma la volevo fare. Perché comunque non gli sono niente, quindi mi attacco al protocollo e soprattutto vedo che arriva il maestro Cremonesi. Meno male suona lui, capito? Ho detto che quello sa suonare, quindi mi attacco al prosecco e finisce così. Quindi tutti addosso a Bublé e la sua fidanzata era seduta su il bracciolo del divano, ma lontana da Bublé, così da sola col prosecchino suo. Dico: vedi, questa sta da sola. Io la guardo e dico: oh, ma io questa già ho vista. Mo vi dico chi è. Aspetta. Vi ricordate Il Diavolo Veste Prada? Sì. Ma non Anne Hathaway, la segretaria cattiva, Emily Blunt, che non la conosceva nessuno. Infatti lì non se ne filava nessuno. Vado da lei, che stava solo con Bublé. Tutti lì al casino, io vado a lei e dico: excuse me, are you Emily Blunt? Lei fa: yes. Perché, capito, non gli sembrava vero sta cosa qua, che qualcuno avesse riconosciuta. Cioè, ma may we take a picture with you? Yes, yes, thank you. Quindi ci scattiamo sta foto con Emily Blunt, lei tutta pure messa tutta così, capito, così. Bublé vede lì che c'era una cosa, che un po' di movimento vicino alla donna sua, no? Per cui lui viene da me e dice: ecco, mo succede il casino. E lei mi dice: oh, ma do you know Riccardo? Perché Riccardo mi ha riconosciuto qualcosa, diavolo, avesse parlato, ma non ci posso credere. E lui mi dice: facciamoci una foto. Ma certo, Michael. Mi ha chiesto lui che... Aspetta, che poi lì, siccome eravamo sbragato tutto, alla fine gli ho suonato il pianoforte a Bublé. Furiculì, furiculà! Per
diventa subito il talento di Miss Ripley, capito? Americani a Roma, capito? Il mandolino. Beh, salutiamo Bublé. Quindi, brava persona Michael Bublé, quindi. Persona squisita. Carino, simpatico, ha retto brutte cose della vita, poveretto, ha detto. Diciamolo. Possiamo anche chiedere un'altra acqua frizzante e due birre? Brevissimo. Sì, vai. No, perché ho visto che è finita, questa mettiamo qua. Buttiamo che sponsor. Sì, esatto, invece qualcuno che, con cui hai litigato, qualcuno a te... è rimasto male oppure Stefano c'ha sta battuta. Beh, no, Uma Thurman, allora te la vuoi raccontare tutta, però non c'è sta battuta finale clamorosa, ve lo dico. Allora, con Uma Thurman già c'era stata sta litigata. Dopodiché, questo era un film veramente ricchissimo, è un film che purtroppo non è riuscito, si intitola Un mese al lago, va bene, stavamo al lago di Como, vestiti anni 40, e io ho fatto il bagno nel lago di Como con un costume dell'epoca di lana. Ma lana così, inerta, come dicono a Roma, io vi dico non provateci mai, perché vai a piombo giù nel lago, perché si intride tutta la cosa, si intride, forse ho detto bene. Si intristisce. No, si imbibisce, il costume dell'acqua, cioè, vabbè. Insomma, non tutti i giorni giravano, questo è un discorso lunghissimo, ve lo dico. Vai, vai. Ma tanto abbiamo fatto la premessa all'inizio. Ah, ok. Nel cast c'era Vanessa Redgrave, che come sapete è membro dell'Internazionale Socialista, moglie di Franco Nero, col figlio che faceva lì l'assistente. Questa qua c'aveva una piccola, aveva una, diciamo, dama di compagnia, una protégé, o croata o serba, mi ricordo. Fatto sta che questa a sua volta c'aveva una bambina piccola, così, e tutti noi, ma che carina, per tutti, per stare vicino a Vanessa e respirare un po' della sua, capito, starlight. Quindi siamo lì, ma come che carina, che mangiata, hai capito? Tutto così. Quindi ogni giorno questa veniva lasciata alla madre che stava lì, oppure la madre ogni tanto andava sul set con Vanessa e qualche attore rimaneva alla fine con sta ragazzina. Vabbè. Noi una sera torniamo da Bellaggio, fai conto che è un'isola all'interno del lago de Como, scicchissimi, capito? Struccati, col drink, cioè perché arrivavano prosecchi per noi su sto battello che ci riportava al 3:30 Palace Hotel, ci sentivamo dei fighi della Madonna, così, le cose stupende. E quindi alla sera, in albergo, su questa terrazza magnifica, con una piscina strepitosa, c'erano gli attori che non avevano lavorato quel giorno, quindi noi raccontavamo chi aveva lavorato, che scena avevamo fatto a loro, e voi invece che cosa avete fatto oggi? Torniamo lì e Uma Thurman non aveva lavorato e vicino c'era il dramma, cioè la bambina piccola con una pezza sull'occhio, la pasticca quella lì, e tu, amore, ma cosa è successo? Ma cosa è successo? Lei, grande imbarazzo, Uma Thurman, che dice, ma guardate, è stato un incidente, una cosa terribile, perché oggi stavamo in piscina e praticamente io stavo fumando, pam, nell'occhio alla ragazzina, la sigaretta, va bene, quindi ti puoi immaginare, chiama l'ambulanza, Vanessa non c'era, cosa? Lui è stravolta sola, quindi chiama l'ambulanza al lago de Como e se via sono strette così, la porta, ne mettono un po', non era successo niente, un po' di crema, un po' di fuille, è finita lì, qua la pezza però tutti, amore, noi bene, bene, così. Mentre fa questo racconto, Uma Thurman tira fuori un'altra sigaretta, nervosa così, Chiara Namuratti, ancora mo ricordo, gli prende questa sigaretta, non gli rizzompa pure la seconda sigaretta, io non ce la faccio, dico, Uma, your cigarettes are flight objects, quindi questi, tutti a ridere, Gasman, gli altri, il regista, John Irving, così, lei mi fulmina con lo sguardo, che vi ricordo anche un po' balugano, quello di Uma Thurman, che tra l'altro l'ha preso dal padre che era lì, che mi voleva proprio ammazzare, e la madre ha detto don't worry Uma, it's only funny guy, capito, solo ragazzo, capito? E quindi da quel giorno mi odia, quindi hai capito perché non mi sono dato al matriciano, certo. Sì. Oh, adesso siamo arrivati al momento delle domande ricorrenti. Io ce n'ho una che io ti faccio.
Allora, in teoria è da sempre il podcast della legalizzazione, cioè noi qua promuoviamo la legalizzazione delle droghe leggere. Quindi io prima chiedevo a tutti gli ospiti: ma che ne pensi della legalizzazione delle droghe leggere? Però ho smesso di fare questa domanda perché non mi dava soddisfazione, perché tutti mi davano sempre la stessa risposta. E cioè, fate come vi pare. Sì, o sono favorevole, fate come vi pare. La domanda che faccio quindi a tutti gli ospiti è: che rapporto hai avuto, se ce l'hai, se ce l'hai avuto, con la marijuana? Con la marijuana? Io nessuno. Va bene. Non ho mai avuto rapporti. Io ho fumato per un periodo la pipa. Perché la fumava Stefano Sibaldi, cioè la voce di Frank Sinatra. Poi a un certo punto, nell'ultimo periodo, cioè l'ho fumata però diciamo a 18 anni, così per un po'. E il tabacco era Early Morning di Daniel, molto costoso, molto buono. Poi a un certo punto, in un ultimo periodo, 4-5 anni fa, l'ho fumato un po' di più. La fumavo io solo d'estate, che odio l'estate, perché mi evocava un po' l'autunno, l'inverno, capito? Senti quel profumo, dico tra un po', io capito, ma i ragazzi certe volte mettono l'aria condizionata a palla e poi c'è un disco che sono 48 minuti di pioggia. E certe volte mi addormento apposta, che bello, piove, poi mi sveglio, apro, c'è la luce così, no, no. Vabbè, allora quindi, che è successo? Che io insomma un periodo fumo molto di più e a un certo punto sento... Quindi da qua, quindi vado dal dottore, ma tu fumi? No, io fumo la pipa un po' questo periodo, un po' di più, però lo sai, la pipa non si aspira. Dice, ma dove la fumi? In camera tua, con chi vivi, da solo, e tutto. Insomma, fino mi ha detto autofumo passivo. Ho fatto pulire tutte le pipe, il tabacco ho regalato, non ho fumato più manca la pipa, perché il fischio non lo volevo. E è finito il fischio. Vabbè. Quindi sta domanda è andata diciamo a vuoto. No, perfetto. No, guarda, aspetta, tutti... invece aggiungo una cosa. Nel mondo dello spettacolo tu hai frequentato, sì, hai visto uso di droghe per caso? No, è tutto. Dici Uma Thurman con l'occhio balugano? No. No, non l'ho visto mai. Mai. Vedi, uno pensa alla televisione, vedi, una volta, invece no. No, poi i racconti si sanno tutti. Oh, ma io non ho mai visto, ma non riesco nemmeno a riconoscere una persona alterata, ti devo dire proprio, cioè noi guardi la pupilla, io la guardo, non capisco. Vabbè, perché se non l'hai mai fatto non... Ah, ecco, per quello. Invece se l'hai fatto, invece... lo pensi di tutti, dici oh guarda, no, questo però... guarda questo, oh Rapone oggi era qui, cioè, sei solo tu che no, io proietti. Riconosco bene gli ubriachi, allora quello le riconosco, perché pure io magari vabbè, quello è capitato, vodka, è capitato. Vabbè, ci sta. Vabbè, no, va benissimo. Io, Stefano, vuoi andare con la tua? Beh, no, quale facciamo? Con la tua. Quale facciamo? Ah, c'è un'altra domanda che facciamo spesso qui, che è qual è il tuo dittatore estero preferito? Ovviamente estero, perché sennò la risposta, certo, sarebbe scontata. Certo. Il mio dittatore estero preferito... Con la premessa, cioè, puoi, certo, scegliere tu i parametri secondo i quali diventa, cioè, il tuo preferito. Dimmi, ricchi zii di Paperino a Paperopoli. È un dittatore, però non so dittatore. No, Paperone de Paperoni. È un dittatore? No, non era, è come la domanda, era una gag che pensavo sapessi. No, chi no, se uno gioca nome, cose, animali, no? Ricchi zii di Paperino, okay, a Paperopoli. Ecco. Paperone de Paperoni. Tu? C'è solo quello, hai perso, niente, capito? No, infatti, certo, per questo, per questo diciamo esteri, perché sennò, certo, dittatori, se diciamo sono dittatori preferiti, tutti diciamo. Ma come, sì, fai ad amare un dittatore? Ne hanno fatto, no, ma non amare, cioè ovviamente con la premessa che cose negative, però diciamo... Cioè qua non è che stiamo a dire oi di ma uno peggio dell'altro, ma non c'è, no, ma anche nel peggio, cioè quello che dici, questo è stato bravo, cioè, a fare il dittatore. L'ultima, cioè, volta, capito, ci hanno detto Stalin per i baffi. Stalin per i baffi, Stalin forse è quello che conosciamo di meno. Che conosciamo di meno. Vabbè. Non ce n'hai uno. Ma che tu dite la sta domanda che non serve a niente. Non serve, dice, a niente. Ti piace? No. Però sai cosa ci serve? La risposta tu dici non serve a niente. Questo ci farà già crescere il podcast. Fa crescere il podcast, certo, sì. Allora vedi la prossima di domanda. Allora, nel tuo spettacolo... Sì. Quale? Questa, vedi, bella domanda. Vabbè.
in un mio spettacolo. In un tuo spettacolo ci sono, tra i vari argomenti, c'è andare in bagno in autogrill e andare in bagno a Monaco. Sì. No, tu forse non sai che c'è una rubrica all'interno di questo podcast che si chiama Cagare in discoteca. Sì. In cui noi chiediamo all'ospite se gli è mai capitato. Se gli è mai capitato di cagare in discoteca, ma attenzione, discoteca inteso come posto peggiore possibile, certo, dove dover andare. Senti, in bagno. Allora, ti devo dire, devo citare. Allora, ti dico che con il lavoro che uno fa, soprattutto se vai a fare delle cose in giro, ti capita di approfittare di bagni dove a un certo punto te ne freghi, manco pulisci, sì, permesso! Devi proprio andarci e basta. Però vi devo dire una cosa, a proposito di una discoteca che era a Roma, l'Isteria, il cui buttafuori era tale Carmelo, che come forse voi sapete era uno delle guardie, dei carabinieri, che ha sfondato la porta di Dozier per liberarlo, il colonnello rapito dalle Brigate Rosse, quindi un armadio grosso così, ha detto, oh, siccome c'era il buttafuori in discoteca, chi deve pisciare non c'è un bagno, chiaro? Se vuoi capire, la capisci. Si poteva andare in bagno solo se si doveva, vabbè. Sai, questa storia me l'ha raccontata, mi sa, Ceccherini. Ah, vedi? La stessa storia. Sì, veramente? Sì, sì. Ah, incredibile. Sì, chi deve pisciare fuori, una cosa così. Sì. Cioè, se ne va, vedi. E tu dovevi andare... No, a me non me l'ha detta. Ah, attenta, non l'ho sentita raccontare. Ah, ok. Sempre da... No. E qui tu... Non hai storia di situazioni... Di stupefacenti? No, stupefacenti, no, no. Si parlava di feci. Ma no, te l'ho detto, al peggiore... Ma no, lì ovviamente non capita. Ma non è che non frequentate così tante discoteche poi. Ma discoteche, cioè, con discoteche intendo anche... Cioè il posto momento peggiore, posto peggiore, che non è per forza la discoteca è perché a me sembra sempre il posto peggiore, però il posto peggiore può essere anche mentre stai facendo un programma e dici, beh, io devo andare in bagno. Lì la frase storica la disse Berlusconi durante una convention di Forza Italia, scusate ma mi vedo costretto a interrompere, ed era una colica. L'hanno preso, portato in un bagno pazzesco, certo, ha bagno fatto unico. Tutto a posto, l'hanno riportato perché proprio ti viene il perlage. Però io mi ricordo che stavo facendo una puntata nel Senese e dico, scusate, mi vedo costretto a interrompere, ero a pranzo, dovevo mangiare di scena, che poi ovviamente mangi perché c'è fame. In quel momento mi arriva proprio quella cosa e dico, Dio mio, ecco il perlage, scusate, io devo assentarmi un secondo. Il bagno, per favore! Quindi vai lì dietro e scopri che la porta poi dava proprio sul tavolo esterno dove stavamo tutti noi lì. Cioè, sì, quindi chiudi la finestra, fai quello che devi fare, in quel momento suona il cellulare, Minoli mi chiama, dice, c'è da fare? No, dimmi. Così è stata una cosa agghiacciante, perché devo parlare, no dimmi, non mi disturbi per niente, dimmi pure. Stavo lì con quelli che aspettavano la cosa e poi devi chiudere, rimettere tutto a posto e non apri, se no, ma che è successo? che voleva Minoli? Dovevo presentare una serata per lui, okay. Un altro lavoro, sì. Darà bene poi? Sì, bene. Ma... Beh, questa è la cosa più importante, questo è il messaggio di questa domanda. Ma Berlusconi l'hai incontrato? Sì, al compleanno di Alberto Sordi. E la cosa bella è che mi sono seduto vicino a lui nel momento finale per avvicinarmi il più possibile a Alberto Sordi e farmi finalmente questa foto con i suoi 80 anni. E lui stava lì con l'orologio, perché vi ricordate che c'era il periodo in cui lui regalava solo orologi, no? Io mi siedo vicino a Berlusconi, c'era io, Berlusconi, Rita Levi Montalcini, Piero Piccioni, che ha scritto tutte le colonne di Sordi, come mi siedo, Sordi si alza e se ne va. Dico, ma porca miseria, ero nero per questa cosa. Quindi parlo con Berlusconi, buonasera presidente. Lui dice, buonasera, lei che cosa fa di bello? Io dico, veramente, io avrei fatto anche l'attore per le sue reti. Mi fa piacere. Poi si gira, guarda Piero Piccioni e lei invece, dico, ma maestro Piero Piccioni, ha chiuso un'epoca sulle barche, cioè proprio non gliene fregava niente di questa cosa qua. Vabbè, quello è il numero uno.
Il numero uno, il numero uno, a modo suo. Non c'è la foto con Berlusconi, non l'hai fatta? No, pensa. E ti penti di questa cosa oppure dici... Vabbè, magari all'epoca era carina, guarda un po'. Poi, insomma, se fate con adesso, chiunque. Adesso non è più... Stefano, stiamo andando verso la fine. Sì. Ah. Però ti ricordi che avevamo detto... No. No. Che avevamo detto? No, ecco, vedi, abbiamo fatto mettere via il microfono. Non avevamo detto... Fai quella domanda che... Ti giuro, non mi ricordo... Sì. Se volete esco un attimo, ve lo ridite. No, non uscire. Mandagli un messaggio. Gli mando un messaggio. Lascio una modalità aereo. Non c'era una domanda. Era solo per... Fatto. E invece... Meglio che ne fai, già ho capito. Prodi l'hai conosciuto. È alle corde. Che Berlusconi è Prodi, sono loro due. No, io in realtà ce l'ho una domanda. Perché poi tu dici il teatro, ma è sto teatro perché non è arrivato all'inizio il teatro, cioè te non hai cominciato col teatro, no, te hai cominciato con il cinema, i provini, la televisione, e il teatro è arrivato per ultimo. Teatro che è arrivato per ultimo. Come è nato? Non come è nato, cioè hai detto mo voglio fare teatro. Sì, è andata così perché con Fabio Di Iorio e lo salutiamo. Che salutiamo, e Cristiano D'Alisera, che salutiamo, e sono stati molto carini perché io avevo cominciato a scrivere qualche cosa per conto mio, perché mi hanno detto devi scrivere le cose che ci racconti a noi, ma senza sapere, ma dice, ma voi ridete perché siete amici miei, mi conoscete, cioè, no, questi fanno ridere anche altri, però le devi scrivere. Io l'ho scritto, tant'è vero che pensa Michael Jackson, il famoso pezzo Michael Jackson a Bano, io l'ho scritto 4 anni prima di poi farlo a teatro, e quindi poi nel 2002 abbiamo messo, pensa che meraviglia, l'euro era entrato proprio il 1 gennaio, io ho debuttato il 15, abbiamo messo 1.000.000 lire, abbiamo preso il Teatro 7 per una settimana, e lì venne pure Fiorello tra l'altro, che cominciava stasera, pago io, e lì però abbiamo fatto un teatrino di 105 posti, l'abbiamo riempito con le sedie aggiunte tutte le sere, e lì ho cominciato e ho capito che potevo far ridere anche gente che non conoscevo. Bello, e ti piace? Cioè adesso... Beh, la cosa che mi piace di più, devo dire, infatti, sì. Cioè, essere bello. Autore dei tuoi testi, portarli in giro e vedere che insomma vengono graditi, fa molto piacere, è ovvio. Va bene, questa è la cosa che mi incuriosisce, è proprio arrivare, chiudere con lo spettacolo dal vivo, che effettivamente è la cosa che poi... Sì. Traina anche me e Stefano. E forse su questa... Io chiudo così. No, dimmi tu. Che so. Sono le 11. Ammazza, proprio un'ora e mezza. È volata. Ti sei... Loro si sono rotti. Hai visto? Noi abbiamo detto... Vabbè, andate, no. Stavo andando a chiudere. Ti sei divertito, che dici? Sì, mi sono divertito, sì. Mo che fai? Mangio con voi, no? Mi avete promesso l'hamburger. Sì, punto. E domani che fai? E domani... Domani si vedono domani gli highlights della partita a mente fredda. Sì, domani è lunedì. Domani vado in palestra alle 10.15. Di mattina, suppongo. Cioè, ci mancherebbe. Io alle 7 cade la penna, TG3. Alle 19, tu lo sai. Senti, alle 7 e mezza palestra... pezzo parmigiano. No. A spigne il ferro? No, sì, però nei limiti, perché comunque sto per mantenere questo aspetto così di forma, per mantenere, per limitare i danni, mettiamola così. Vabbè, certo. Poi un po' di commissioni prenatalizie. Certo. Chiamerò mia sorella, che ti serve, che regali mancano, queste cose qua. No, poi c'ho l'idraulico. Ah. Domani c'ho l'idraulico, che dove vengo a metà mattinata. Capito? Quindi... Dico, a che ora vuoi venire? Alle 7? La mattina lui no, ce la faccio, allora è 6:30, capito? E dice no, vengo a metà mattinata, che vuol dire che arriva alle 2, capito? Per cui sono che deve sturare il lavandino della cucina, che ha provato già a sturare 20 giorni fa. Gli ho detto allora, dico, non sei un idraulico, perché... Cioè, non è stato parlare di sturare un lavandino, non un lavoro di idraulica, così. Vabbè, ho capito, va, vengo con la pompa. Ma dico, perché un po' di venire prima pure qua la pompa? Cioè no, perché siccome c'è la plastica, vabbè, ci vediamo domani, cioè non mi frega niente, è il motivo. E quindi domani c'ho pure questa cosa qua
pesantina, pesantina. Sì. Okay. Che arriverà in un orario, perché adesso è la gente, adesso la gente no, io dalle 11:30 comincio a chiamare ogni 15 minuti. Allora, poi lo chiamo dal numero di casa, così mi dice pronto che non riconosce il numero. Allora, capito? Domani è un lunedì importante, domani per il mio idraulico. Lunedì tosto. È a lui che dovete chiedere che fai domani, cioè, dove vedere Riccardo. Però questa cosa è bella, il fatto che cioè io magari c'ho se devo venire un idraulico, io ho paura di cioè, penso di disturbare, invece a te ti piace. No, perché gli ho dato 4 clienti. Ah, ok. Dato 4 clienti, poi sono simpatico, gli ho regalato il libro, capito? Ah, ok. Quindi sì, ti senti anche in dovere di. Sì, sì, si sentono tutti in dovere. Vedi, bene. Il segreto è la simpatia. Sì, vabbè. Vabbè, questa essendo facile. L'ultima puntata dell'anno, ah. vuoi dare, non lo so, un messaggio oppure dei buoni propositi, un consiglio ai nostri ascoltatori? Non lo so. Io vi dico una cosa, non fate tardi la sera del 31. Il primo ci vediamo a Ponte Cavour a vedere Mister Ok, così vi fate due foto, una con me e una con Mister Ok, capito? E poi tanto tutti i buoni propositi del primo dell'anno, come sapete, non valgono niente, perché sono molto più importanti quelli del primo settembre. Oh, e forse su questo messaggio, Riccardo Rossi. Grazie. Riccardo Rossi. Stefano Rotondo, Daniele Pinti. Un applauso anche a Snodo, a The Comedy Club, Enrico, Leo, Stefano, Ottavio, allora tutti il Mandrone quanti. 18, certo. I tecnici, le luci, le scene. E a voi che siete tutto stati il pubblico con noi tutto quest'anno. Dello Snodo Mandrione. Buon anno! Ci vediamo buon alla prossima anno. Puntata. Ciao.